oggi risotto fucsia con il cavolo viola e poi ho guarnito, vedete, con foglie di cavolo viola e anacardi. Se volete vedere come l'ho preparato, un risotto buono, cremoso, poi questo colore fucsia da cosa è dato, venite con me così lo prepariamo assieme, lo scoprirete con me. La cucina infatti è anche questione di chimica e alchimia. Dai, su, andiamo a prepararlo. Come dice la canzone di Donatella Rettore, è questione di chimica. Oggi ho comprato questo cavolo cappuccio viola. Giustamente ho tolto le foglie più coriacee, a tocchetti ho messo nell'acqua, a bagno. Lo vado a scolare dell'acqua in eccesso, lo sciacquo bene bene e poi lo metto in una casseruola per spollentarlo. Ok, l'ho messo in acqua, spollentare, deve diventare bello morbido. Non ci spaventiamo se l'acqua diventa blu, eh. In un'altra pentola prepariamo 1 litro di brodo vegetale. Io non metto soltanto la cipolla, per chi già mi segue lo sa, per motivi di digeribilità, ma altrimenti mettete la cipolla o lo scalogno, solo sedano, carota e un po' di concentrato di pomodoro. Quando vediamo che è bello morbido, spegniamo e lo togliamo dall'acqua. Lo vado a togliere col mestolo ragno e lo metto in un'altra ciotola. Ok, eccolo qua, vedete? Ancora il vapore perché è appena tolto. Vedete che l'acqua è blu, che essendo viola il cavolo. Facciamo tostare 2 etti di riso con olio e scalogno. Sfumiamo con un po' di vino bianco. Appena evapora la pasta alcolica, aggiungiamo il brodo. Il brodo sempre filtrandolo nel colino. Ecco, cuciamo il nostro risotto. Nel frattempo questo cavolo viola lo andiamo a rimettere in un'altra casseruola più grande. Ci serviranno 2 limoni, il succo di 2 limoni. Succo dei 2 limoni filtrato. Nel succo di limone vado ad aggiungere piano piano, un po' per volta, il cavolo, che poi andrò a frullare. Vedete già come sta diventando, l'ho messo solo già un po', diventa fucsia. Vado a frullarlo con un po' abbastanza grossolano. Ecco qua il nostro cavolo viola che è diventato fucsia. A questo punto lo aggiungiamo al risotto. Vedete che il brodo è quasi terminato. Mentre termina la cottura del risotto, poi facciamo mantecare con un po' di parmigiano. Teniamo da parte soltanto un po' di cavolo, senza averlo frullato, diciamo, per guarnire il piatto. Un paio di cucchiai di parmigiano grattugiato. Ecco qui, ben mantecato, il mio risotto fucsia. Ecco qui, impiattato, con delle foglie di cavolo viola e degli anacardi. Alla prossima e buona degustazione a tutti. Spero che vi sia piaciuta questa idea di risotto fucsia. Ciao ciao, alla prossima. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al mio canale. Mi raccomando, seguitemi anche su Facebook e Instagram. Ciao!